Hey! Ormai sono passati anni da quando ho iniziato a speedrunnare Minecraft. Mi ricordo ancora gli inizi, ero veramente negato. Per fare qualsiasi cosa ci mettevo ore. Insomma, ero abbastanza imbarazzante. Col tempo però sono cambiato molto, ma con me sono cambiate anche le speedrun. Agli inizi, infatti, speedrunnare Minecraft era una cosa molto semplice. Appunto, bisognava finire Minecraft in fretta. È ancora così, più o meno, ma col tempo sono state inventate tantissime nuove tattiche e tecniche che hanno reso le speedrun veramente complicatissime. Viste da fuori, infatti, ora sono molto difficili da comprendere. Sembra che uno stia decodificando i codici della NASA per speedrunnare il gioco. La maggior parte di queste tecniche complicate fa utilizzo di F3. Sapete tutti cos'è F3? È quel tasto della tastiera che apre questo menu. E grazie ad F3 puoi fare tutto in una speedrun ormai. Puoi trovare un bastione, puoi trovare una fortezza, puoi trovare la cesta del tesoro, puoi trovare la stronghold. Tuttavia, a me non è mai piaciuto, per diversi motivi. Il primo motivo è che non è un menu fatto per essere usato dai giocatori. Questo è un menu fatto per essere usato dai giocatori, mentre questo, con informazioni tipo la scheda grafica e non so che altre informazioni, è invece fatto per essere utilizzato dagli sviluppatori. In secondo luogo, ho sempre pensato che fosse più bello giocare a Minecraft per come lo vediamo, senza appunto un menu che ti dà informazioni extra. E infine mi sono sempre chiesto qual è la differenza tra utilizzare F3 per vedere attraverso i muri se ci sono delle strutture ed effettivamente mettersi sull'X-Ray. Per questo motivo non mi è mai piaciuto F3. Tuttavia, il mondo delle speedrun l'ha ormai accettato e io sono un caso piuttosto raro. In questi anni ho speedrunnato sempre senza usare F3, ma è arrivato purtroppo il momento di dirgli addio. Con la nascita di nuove modalità, come i duelli di speedrun, in cui devo affrontare avversari che F3 lo usano da sempre, e anche per curiosità e per voglia di competere con gli altri speedrunner alla pari, ho deciso appunto di iniziare ad usare F3. Tuttavia, questo cambio non sarà per sempre. Un giorno tornerò a speedrunnare in F3 e mi prenderò finalmente quel posto nel podio mondiale. Comunque, in questo video vi farò vedere la mia ultima speedrun in F3 prima di questo nuovo inizio. Il mio record è di 13 minuti e 52, ma questa speedrun era assurda. Vi lascio direttamente allo spezzone della live in cui l'ho fatta. Enjoy. Questo è così bello, dai. Ok, una barca c'è. Ciao Antonio, bruttissimi. Magari spawnare nel bastione. Ma vi immaginate che bello? Ma vi immaginate che bello spawnare nel bastione e vedere la fortezza mentre giro al volo? Magari spawnare in un housing in cima all'housing. Bellissimo. E vedi già la fortezza. Esci dal Nether. Boom boom. 600 blocchi esposta nell'oceano. Entri. Boom boom al drago. Bellissimo. Lineare sarebbe. Con la stronghold esposta sarebbe assurdo. Non volevo prendere le patate, ma per una volta le ho prese. Io da qua non posso entrare. E fin qui ci siamo. Poi riesco a trovare un buco? Non ne vedo. Ho delle carote, quindi andare a questo portale rovinato ha una doppia utilità. Non solo mi prendo quei due blocchi d'oro che già vedo, con la quale sarò in grado di farmi delle carote d'oro, ma potrei anche trovare sia un acciarino. Bro, quasi completabile era. E infatti l'acciarino c'è, che appunto posso farmi le carote d'oro. Non è malaccio questo, non è malaccio. Sta run è bella. Dammi il canyon in cui entrare. Dammi il magma in cui entrare. Questo non è il magma che cerco. Per un attimo ho detto, ho sentito il rumore del magma. No, è una ocean ruin. Questo è un canyon interessante, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Lineare, 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 lineare. Oh, forse non è vero magma però, fermi. No, non mi serve. C'ho già l'acciarino. No, è vero magma. Lineare, lineare, lineare. Non è la più veloce delle entrate. Non è la più veloce delle entrate, ma... Ehi, c'ho le carote d'oro, armatura in oro, piccone in oro, accetta in oro. Lineare, molto lineare.
Molto lineare questa. Bastione. Bastione, please. Bastione. Però ti prego, questa è bella. Ti prego, ti prego, ti prego. Facciamo così. Bro, ok, un po' lento a craftare queste, ma ci siamo. Che stavo già pensando dove andare dopo. Doppio bastione in realtà. O sbaglio? Sì, quello lì è un bastione. Qual è il più vicino? Qual è il più vicino? Qual è il più vicino? Forse questo qua a sinistra. Anche se... Allora, quello più vicino è questo qua a sinistra. Anche se non so che cos'è. Mentre l'altro sapevo che cos'è, ma è lontano. Cioè, questo non so che cos'è, quindi non so bene da dove dovrei entrare. Ora lo scopriamo. Però questo è più vicino. È un tesoro. Mi va bene, dai. C'ho l'armatura enorme, mi va anche bene un tesoro. Oh, lineare mi serve la fortezza dopo. E ci sta, e ci sta. Ora è il momento di andare veloce, N. Che ci fai qui? Ok. Voi fate come vi pare. Come ha fatto a salire così in fretta? Mi sono perso qualcosa. Oddio, da qua possono attaccarmi dall'alto, devo stare attento. Allora, la schifo dei blocchi d'oro, però. Dai, bro, dai, smettila, dovete farmi male in qualsiasi modo. Ok, siamo già messi bene di stringhe di tutto. Ossidiana c'è. Manca un Fares. Ne ho un'altra? Un'altra? No, no, ce l'ho, ce l'ho. Non ho mica viste. Secondo i miei piani, io devo andare di lì. O di lì o di lì. È un 50-50 qua. Vado nel basalto. Basalto, non tradirmi. Pausa. Se sei arrivato a questo punto del video, commenta con basalto. E mi raccomando, come sempre, sentiti libero di lasciare like solo se vuoi. Vi lascio al video. Basalto, sei sempre stato mio amico. Basalto non mi tradisce. Dai, 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 dai. Basalto non mi tradisce. Ci arrivo là? Ci arrivo? Sì, dimmi che si passa qua dietro. Non si passerà qua dietro. Non lo faccio. Non lo faccio di abbassare la render distance. Non lo faccio. Non mi piace. Va contro i miei principi. Bro, non devo neanche abbassarla, vedi? Droppate, droppate, ragazzi. Uno. Là lo vedo lo spawner.
Potete droppare di più, ragazzi. Potete droppare di più. Non so se conviene perché sono nel basalto, ma sti cavoli. C'è un blocco normale. Quando diavolo sei spawnato? Adesso. Ma dei blocchi normali che non sono ghiaia, purtroppo no. Come si è messi? Quante ne ho? 4. Droppate voi e sono fuori. Niente. Tu l'hai droppata. Dimmi che non è caduta nella lava, non è caduta nella lava. Bro, un po' troppi, un po' troppi. Lasciate che ve lo dica. Ok, posso uscire, posso uscire. Serve la crafting? Ne ho prese troppe anche. Oceano esposta. E guarda che se oceano esposta è perfetta. Dimmi che sono nell'oceano. Mi sa che non sono nell'oceano. Acqua. Non sono nell'oceano. C'è un così. Voglio triangolare il prima possibile. Non ci credo che era sotto già di là. Niente perle ho ancora. Ok, ancora un po'. Triangolo qua. Ora scopriremo se è lontano o vicina, raga. Abbastanza vicino. Che tempo siamo? 9.50. Ti ho rotto un occhio, ma tanto 7 blaze rod. È il cibo che tra poco finisce. Dovrebbe essere un'altra perla avanti. E poi tiro un altro occhio. Ancora avanti. Non dovrebbe essere tanto lontana, raga. Dovrei quasi esserci. Mi sto andando di qua. Tiriamo un occhio qui. Non ce la faccio, mi sa, non ce la faccio. È sotto la montagna, non ce la faccio. È sotto la montagna. Che sfiga, Dio santo. L'occhio è andato su. Sei andato. Senti, lo lascio lì che se ne frega l'occhio. Facciamo così. Siamo a 11.01. Devo aggrollare qua sotto, raga. Aggrollerò qua. Devo aggrollare. O la becco o niente. O la becco o niente. Dovrebbe essere qua in zona. Dovrebbe essere qua sotto. O la becco scavando a caso o non è PB. Ma non può esserlo comunque, secondo me. Secondo me non ce la fa. 11.30. Questa è la stanza iniziale. Naviga, naviga al volo. Dimmi che la becco al volo, non è qua. Libreria, niente, è giù, è giù. È da dove arrivo, è da dove ero qua, ero qua. Corri, 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 corri. No, non mi serve, vabbè, c'era un... panino? 11.53? Ho abbastanza occhi? 5 mi servono. Sì. Dove cavolo sono gli altri due? Ma deve scendere subito. Deve scendere subito, ragazzi. Deve scendere istantaneo. Deve scendere istantaneo. Non so se scende istantaneo, ve lo dico. Non so se scende istantaneo. Questa forse non devo usarla. Quante ne ho? Questa non avrei dovuto usarla, forse. Vabbè, fa niente, ci sta. Tanto se scende istantaneo non ne ho bisogno della perla.
Scendi subito. Scendi subito, bro. Scendi subito. Scendi subito. Scendi subito. Ops. Niente. Niente, niente. Niente, andato. Non scende. Ci sta, ci sta, ci sta. Mi è sceso subito quando ho fatto 14 minuti. Non mi è sceso adesso che mi serviva che scendesse adesso. Andata. Andata, andata. Andata, raga. Niente, andata, andata. L'ho giocata benissimo, l'ho giocata benissimo, l'ho giocata benissimo, l'ho giocata benissimo. Quanto faccio? Quanto faccio? Faccio 14 e poco più. Che schifo. Che pizzo, doveva scendere prima. Venerdì ho fatto 14 minuti, oggi ho fatto 14:20, faccio 13:52, 13:56. Sempre lì. Ebbene sì, ragazzi, purtroppo non sono riuscito a fare il record. Avrei potuto fare forse addirittura sotto ai 13 minuti, ma il drago non è sceso. E in realtà ci sta, a volte succede e è giusto che succeda. Sono comunque contento perché è stato un bel modo di finire il mio percorso NoF3 e in futuro, come ho detto, ci ritornerò. Ci rivediamo al prossimo video, bye bye.